Siamo alle ultime battute di una tornata elettorale particolarmente impegnativa per il Piemonte. Come è noto, si voterà sia per le elezioni europee che per le elezioni regionali e 209 comuni, di cui 8 sopra i 15.000, che quindi potrebbero andare anche al ballottaggio. La macchina amministrativa della prefettura ormai da tempo è impegnata in un'attività abbastanza complessa e in questi giorni ancora di più vedrà impegnate più di 100 unità proprio per garantire al massimo la correttezza e delle operazioni elettorali. È una tornata che per il Piemonte, rispetto anche ad altre regioni, vede particolarmente impegnativa, perché appunto, come ho detto, c'è anche l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Più di 3 milioni e quasi 500 mila elettori si recheranno al voto e quindi si può immaginare l'impegno che vedrà costantemente tanto la prefettura, la regione e le amministrazioni comunali impegnati in maniera abbastanza costante. Le liste, come voi sapete, e le schede saranno 3, o meglio 5 a secondo dei comuni, se sono al di sotto o al di sopra dei 15.000 abitanti, quindi anche sotto il profilo delle operazioni di voto, ed è per questo che è necessaria un'informazione al cittadino, che in questo momento le attività di informazioni stanno sicuramente assicurando. Quindi ci accingiamo a vivere 3 giorni, anche perché le operazioni di scrutinio, come è noto, per le europee inizieranno immediatamente dopo il termine delle votazioni, quindi dopo le 11, invece a seguire si andrà alle regionali nella giornata di lunedì e ancora dopo per quanto riguarda le amministrazioni comunali. Mi sento anche di fare un augurio ai giovani che si accingono per la prima volta ad andare a votare e che, per quanto riguarda la provincia di Torino, riguarderanno 4.298 maschi e 4.128 donne. E altrettanto faccio soprattutto alle persone più anziane, sono come centenari 42 uomini e 226 donne. Questa dimostrazione che le donne sono più longeve rispetto agli uomini.